La nostra serie sui legumi continua con i fagioli, protagonisti di tante nostre zuppe, ma anche ottimi da gustare da soli. Cuocerli in Instant Pot è facilissimo, vediamo come. Buona visione! Versa i fagioli borlotti in un setaccio. Lavali bene in acqua corrente per rimuovere eventuali detriti o impurità. Quindi trasferiscili in una ciotola per l'ammollo. Ogni bicchiere di borlotti secchi assorbe circa 3 bicchieri d'acqua colmi. Versa la quantità necessaria per l'ammollo e lascia riposare per almeno 8 ore, o meglio ancora per tutta la notte. Trasferisci i fagioli ammollati in Instant Pot e versa acqua fredda fino a ricoprirli di almeno 2 cm. Chiudi il coperchio e sposta la valvola in posizione sealing. Ti piace il nostro canale? Sblocca i vantaggi esclusivi con il programma riservato ai membri. Ogni settimana riceverai ricette extra da leggere e seguire passo passo, insieme ai nostri consigli e trucchetti. Scopri tutto dal pulsante Abbonati che trovi sotto il video. Passa ora al pannello di controllo. Per i borlotti ammollati devi impostare 12 minuti di cottura a pressione a livello high. A fine cottura aspetta almeno 15 minuti di rilascio naturale. Controlla la vaschetta della condensa. Se ha raccolto molto liquido, ricordati di svuotarla. Ci hai seguiti fino a qui? Ottimo, ora hai dei borlotti cotti alla perfezione. Il tempo di cottura è diverso a seconda delle varietà. Qui trovi i tempi per i fagioli più diffusi, considerando almeno 8 ore di ammollo. Il procedimento e le dosi d'acqua rimangono gli stessi. Come dici, non li hai ancora ammollati? Nessun problema. Metti i fagioli secchi direttamente in Instant Pot e versa acqua pari a 3 volte il volume dei fagioli. Anche qui, per regolarti, aiutati con un bicchiere o un contenitore. Chiudi il coperchio, sposta la valvola in posizione sealing e dal pannello imposta 25 minuti di cottura a pressione a livello high. Terminata la cottura, attendi almeno 15 minuti di rilascio naturale. Un metodo rapido ed efficace se vai sempre di corsa. Ecco i tempi di cottura delle varietà più diffuse, in questo caso senza l'ammollo. Provale e facci sapere come sono venute. La nostra serie sui legumi continua la settimana prossima. Intanto, se sei rimasto indietro, qui a destra ti lasciamo le puntate precedenti. Noi, come sempre, ti ringraziamo per la visione e ti aspettiamo al prossimo video. A presto!